Buongiorno, sono Antonello Siclè, sono un fisioterapista e osteopata e da 25 anni mi occupo di posturologia osteopatica, collaborando anche con un ognatologo per i disturbi dell'occlusione. E da 15 anni ho unito le competenze della terapia manuale osteopatica e della naturopatia. Vedrete una visita posturologica che consiste nell'analisi dei recettori, che sono gli occhi, la bocca, i piedi, l'analisi dinamica della postura e poi alcune manovre osteopatiche che servono di correzione. L'analisi posturale sulla pedana ci permette di capire lo stato generale e l'assetto podalico. Io mi rivolgo soprattutto alle persone che hanno un disturbo posturale e che hanno bisogno di trovare la causa del proprio disturbo, perché spesso la causa risiede o in un problema oculare o in un problema occlusale. Spessissimo la bocca, una malocclusione, porta a un disturbo della schiena, perché il sistema cranio-mandibolare è un insieme molto importante che ci dà l'input per poter camminare, per poter metterci in piedi, e quindi se c'è una malocclusione noi abbiamo anche un compenso che si riflette sulla schiena, e se spesso non andiamo a curare questa malocclusione noi non riusciamo a venire a capo del nostro disturbo. Abbiamo fatto delle correzioni, la cosa che si vede maggiormente è l'apertura delle spalle, che è notevolmente cambiata.